Il ciclo di studi promosso dall'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano si completa dopo l'attivazione del master riconosciuto dall'Università di Pavia e dal ciclo dottorale con il triennio di bachelor. È un compimento naturale che permetterà di poter seguire un ciclo completo di studi in letteratura e civiltà italiana seguendo lo stesso schema dell'Università di Pavia, il che vuol dire le discipline fondamentali, l'italiano, il latino, la storia dell'arte, la storia, insomma quegli ingredienti che hanno fatto per un secolo e mezzo la formazione dell'uomo di cultura, dell'uomo di lettere. Essere nel proprio tempo con strumenti critici per interpretare il futuro e con la coscienza della memoria di ciò che ci ha preceduto. Vorrei qui citare come formula ricapitolativa un pensiero di Heidegger: il pensiero avanza perché commemora. Ecco, noi non siamo solo per commemorare, non siamo soltanto per andare avanti alla cieca, ma per prendere le misure del presente attraverso la coscienza della lunga durata. Questo ciclo è, come del resto il biennio di master, orientato a proporre la letteratura italiana nella sua veste europea, esattamente come è stata consegnata a noi dai grandi classici. Dante, che nella sua commedia presenta non soltanto la geografia d'Italia ma anche il vico degli strami, cioè la Sorbona a Parigi, presenta Guizzante e Bruges, presenta l'Italia ghibellina fino nel profondo dello Stivale, così il mondo dell'Ariosto, anzi il mappamondo intero della fantasia dell'Ariosto. Questa costituente europea diventerà una delle maniere per comprendere in maniera più fondata l'unità attraverso il teatro, attraverso dunque le nostre maschere che girano tutta l'Europa, il teatro all'italiana. Lorenzo da Ponte, che per primo non soltanto si accompagnerà alle musiche di Mozart, ma fonderà la prima università italiana a New York negli Stati Uniti. Questo è un po' il nostro orizzonte.